Stiamo preparando delle frittelline che si possono fare anche per colazione al mattino e sono fatte con una tazza di farina di mais, una tazza di farina di grano tenero e gli ho messo del cocco dentro, un pizzico di sale e del succo di mela per impastare. Adesso abbiamo preparato con una padella e gli abbiamo messo dell'olio dentro e le stiamo friggendo da una parte e dall'altra. Le serviremo poi calde con la crema di nocciola. Se volete farle al forno, lasciate riposare l'impasto ricoprendolo con uno strofinaccio umido per un paio d'ore e al caldo. Quindi mescolate e distribuite con un mestolo in forme per le focacce già oleate. Fate cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti. Abbiamo preparato una base per fare delle crostatine, che va bene anche come base per i biscotti, ed è una frolla vegana. Abbiamo usato 250 g di farina di farro, 50 g di farina di mais fioretto, 75 g di olio di mais, 150 g di malto di riso, un pizzico di sale, mezza bustina di cremor tartaro e una buccia grattugiata di limone. Amalgamiamo bene tutti gli ingredienti, prima i secchi e poi aggiungiamo quelli umidi e poi la stendiamo per poter fare con un bicchiere queste formine piccoline qua. Mettiamo sopra della marmellata, che in questo caso è quella di albicocche, ma possiamo usare qualsiasi tipo di gusto di marmellata, e anche della frutta fresca volendo. La pasta chiaramente va trattata come una pasta frolla normale, la consistenza è esattamente la stessa, non va lavorato tanto esattamente come la pasta frolla normale e se è possibile va lasciata riposare almeno una ventina di minuti. Poi la si tratta esattamente come una pasta frolla normale. La mettiamo in forno 15 minuti a 180 gradi e così abbiamo una sana merendina per i nostri bambini. Potete farle tante a casa e poi al bimbo, invece di dare delle merendine, dargli questa crostatina che può essere di gusti diversi. Queste sono il risultato delle panelle, la farina di ceci l'abbiamo cotta insieme a dell'acqua e dopo l'abbiamo stesa in un piano per farla raffreddare. Abbiamo messo in una padella dell'olio extravergine di oliva e abbiamo fatto così delle cucchiaiate e fatto queste pannelle che sono veramente fantastiche. Muffin alle mele. 2 tazze di farina di mais, 2 tazze di farina di tipo 2, mezza tazza di olio di mais, 2 tazze di latte di riso, una bustina di lievito istantaneo, 2 mele sbucciate, 2 cucchiai di uvetta, un pizzico di sale marino integrale. Mescolare insieme le farine, il lievito e il pizzico di sale. Aggiungere poi olio, latte di riso e le mele tagliate a dadini e l'uvetta. La consistenza dell'impasto deve essere fluida. Oggi facciamo una porcellanata. Metà dell'impasto gli aggiungiamo il cacao. E facciamo i muffin bianchi e neri. Di altre cose si possono mettere le goccioline di cioccolato, si possono mettere i frutti di bosco. Mettere negli stampi e infornare per 15-20 minuti a 180 gradi. Dopo, come primo, vi ho proposto ancora il miglio perché è un cereale che fa veramente molto bene. Togliamo la buccia della zucca e i semi, poi facciamo dei piccoli cubetti. Laviamo anche il cavolfiore e tagliamolo fino ad ottenere dei piccoli fiori. Prepariamo anche la cipolla per il soffritto, da fare con olio extravergine di oliva. Questo frigge, mettiamo dell'origano. Ah, vedi? Si prende il sapore. Quando la cipolla è appassita, aggiungiamo cavolfiore e zucca. Guardate che meraviglia di colore che è. Allora, il mignolo si può cuocere anche da solo e creare una base per fare una pizza, per esempio, se ci sono dei bambini che sono intolleranti al glutine. Quindi si cuoce il miglio da solo, lo si stende in una teglia e poi lo si può condire con del sale e del rosmarino, con del sale origano, mettendogli sopra
qualsiasi tipo di verdura, e lo si mette in forno e crea una crosticina buonissima, ed è saporitissimo. Tipo polenta, esatto. Il rapporto di acqua è 1 a 2, un chilo di miglio, 2 litri di acqua. A fine cottura, mescolare con olio e versare il tutto in una pirofila da forno già unta. Schiacciare con un cucchiaio e versarci sopra una cremina fatta con il tahin, il miso e poca acqua tiepida. Cospargere con un po' di pan grattato e infornare a 180 gradi per 20 minuti circa. Per contorno, broccoli scottati in salsa. Mettete a bollire in una pentola dell'acqua salata. Raggiunto il bollore, buttate i broccoli tagliati a fiori e scottateli per qualche minuto, che siano cotti ma croccanti. Intingete quindi nella salsa. Con 3 cucchiai di aceto di riso. Un cucchiaio di salsa di soia, tamari o shoyu, quello che avete. La nostra cipolla grattugiata dentro. Poi, a parte, ho scaldato un po' di olio di sesamo. Lo scaldiamo perché ha un sapore completamente diverso rispetto a crudo. E questa salsina qui, fatelo in questo modo se la volete fare a casa. Mettergli l'olio extravergine di oliva non rende in questo modo. Potete farlo, per amor del cielo, però non ha la stessa resa. Quanto? Un paio di... Un cucchiaio, su quelle dosi lì un cucchiaio. Non posso farvela passare, mettercela da morire questa salsa qua. Va diluita un pochino, poi dipende da quanto voi la volete. Diluita con acqua. Polpettone di lenticchie. Ingredienti per 4 persone. 500 g di lenticchie, una cipolla, 3 carote lessate, un mazzetto di prezzemolo, uno spicchio di aglio tritato, pan grattato e sale. Ponete le lenticchie a bagno per 3-4 ore, poi lessatele con la cipolla e le carote. Sgocciolatele, macinatele con un passaverdura. Regolate di sale, aggiungete il pan grattato, l'aglio tritato e profumate con il prezzemolo tritato. Se l'impasto risulta essere troppo morbido, aggiungete altro pan grattato. Versate il preparato in uno stampo da plum cake, oppure formate a mano dei salsicciotti o delle polpettine. Possiamo aggiungere anche un rametto di rosmarino e di olio extravergine di oliva. Arrotoliamo poi il polpettone nella carta da forno e infornate a 180 gradi per 45 minuti. Sul polpettone possiamo aggiungere della maionese vegana. Il tahin, che è la crema di sesamo, ve la volevo proporre perché è molto sfiziosa. Si può fare anche in casa il tahin. Basta farlo tostare, ci vuole un po' di tempo, perché bisognerebbe farlo tostare a temperatura bassa, sui 60-80 gradi, per almeno un'oretta. E poi con un buon frullatore si viene un'ottima crema. Poi, attenzione, perché non è vero che non ha effetti collaterali. No, ce li ha. No, a parte il grasso. La vedete cosa fa? È pastosa, no? E quindi impasta le feci. E può creare stipsi. Allora, gli mettiamo dentro un po' di acidulato di umeboshi. Che questo insieme di ingredienti è veramente eccellente. Questo se avete voglia di cambiare un po' i sapori, chiaramente. Prendete una cipolla.
I sapori sono 5, l'abbiamo detto? Ve lo ricordate? No. Facciamo un passaggio? Sì. Allora, amaro, dolce, piccante, salato e acido. Quindi in teoria bisognerebbe almeno nell'arco della giornata avere tutti e 5 i sapori. Nella medicina orientale a ogni pasto, assolutamente, non possono essere scisse le cose. Però cerchiamo spesso di usare tutti questi sapori qui. La cosa più facile, perché in ogni pasto ci siano tutti i sapori, sono proprio preparare delle salsine. E quindi se noi così ci ingegniamo a preparare delle salsine che possono essere fatte col tahin o con la salsa di soia tamari o con la maionese, riusciamo a far girare nel piatto tutti e 5 i sapori. Ok? Qui per esempio ne abbiamo già 4, il tahin è di sapore dolce, il sesamo è di sapore dolce. Il sapore non è sempre inteso come il sapore che percepiamo nella bocca, ma è rispetto all'azione che l'alimento ha nel nostro organismo. La cipolla cruda è piccante, cotta va più sul dolce, e poi abbiamo il salato acido dell'acidulato di umeboshi, quindi ne abbiamo 4 praticamente. Ci sarà un amaro dentro, ne è una Catalogna per dire, abbiamo anche l'amaro. Nella macrobiotica i cibi si dividono in 4 categorie sostanzialmente. Ci sono i cibi estremamente yang, ci sono i cibi estremamente yin, parliamo di estremo, quindi quando parliamo di estremo vuol dire che il loro effetto sul nostro corpo è importante, è violento. Ci sono i cibi equilibratamente yin e i cibi equilibratamente yang. Ok? Ora che oggi facciamo un'alimentazione estrema, questo ormai è un dato di fatto, no? Se solo pensiamo allo zucchero, che è violento nel nostro organismo perché immediatamente ha un impatto sull'indice glicemico, e questo fa scattare un meccanismo che porta serie conseguenze nel tempo al nostro organismo. Di più, si è ormai saputo in maniera molto chiara che addirittura lo zucchero va a alimentare i tumori, no? E quindi credo che sia un cibo estremamente estremo, ed è un cibo dove estremamente bisognerebbe stare attenti, no? L'idea è che in un'alimentazione quotidiana i cibi estremi vengano mangiati il meno possibile, se non occasionalmente nelle feste. Il dottor Berino dice sempre: io la mangio la carne a Natale, quindi una volta all'anno, no? Magari si può mangiare anche un po' di più di una volta all'anno se la si vuole mangiare, però i cibi estremi vanno proprio confinati in situazioni che ci danno alla... no, estreme, cioè usciamo con gli amici e una volta facciamo una cena con gli amici, no? Senza porci troppi problemi. L'importante poi però è fare un percorso che ci possa portare ad avere una consapevolezza verso il cibo, dove rimediare questi estremi, come rimediare a questi estremi, o magari nella stessa serata riuscire a mangiare delle cose che possano limitare i danni di questi estremi. Vi ricordate cosa vi ho detto del fritto, no? Quindi mangiare il fritto non demonizziamolo, certo non tutti i giorni, e poi ci sono delle cose che accompagnate al fritto possano aiutarci a digerirli meglio. Ok. Ora, se noi riportiamo questa cosa nei bambini, diventa anche facile capire dov'è il loro squilibrio. Perché, per esempio, i cibi estremamente yin sono quelli che si manifestano nel nostro corpo verso l'alto e verso l'esterno. Si manifestano creando freddo, generalmente, e si manifestano creando muco molle, no? E anche grasso molle. I cibi estremamente yang, al contrario, invece, hanno una manifestazione nel nostro corpo che va verso il basso
e verso l'interno, che hanno un effetto riscaldante, pensiamo alla carne, no? E che creano invece un grasso tipicamente molto duro, è ricca di grassi saturi, no? Che tendono poi a solidificarsi. Tendenzialmente oggi il nostro bambino è sempre molto raffreddato, adesso io parlo di bambini che sono a Milano chiaramente, non so quali sono le situazioni qua, però insomma o ha otite o ha comunque rinite, muco nel naso, sempre raffreddato, questa tosse che non va via, questa tosse grassa, è sempre comunque un muco tendenzialmente bianco, a volte diventa anche giallo, però è generalmente dato proprio dal fatto che questi bambini mangiano molto latte, molti formaggi, molti succhi di frutta, molti gelati anche d'inverno spesso. Se noi riusciamo ad entrare in questo meccanismo, nel momento in cui il nostro bambino ha un qualche cosa, riusciamo subito a capire che cosa è stato che lo ha portato fuori dall'equilibrio e quindi portare un equilibrio immediato nel suo organismo. Spesso quando hanno la febbre, ad esempio, è un problema intestinale, no? Io mi ricordo che il medico quando mi visita, intanto mi chiedeva subito cosa hai mangiato, era la prima domanda che mi faceva, la seconda mi faceva fammi vedere la lingua, era la seconda cosa che mi diceva, la terza diceva mia mamma gli dia la purga che andiamo a posto, che miseria. Per cui spesso la costipazione è data proprio da questo problema. Quando ha la febbre molto alta ci sono dei rimedi semplici per abbassarla. Dopo ognuno può pensare di prendere la via che crede, però invece di intervenire immediatamente con l'antibiotico, con la tachipirina, proviamo, no, intanto a modificare l'alimentazione del bambino togliendogli tutti quegli alimenti che lo hanno portato a questo squilibrio, no? Se si tratta di uno squilibrio alimentare, chiaramente. E poi possiamo dargli dei rimedi che io vi ho messo sopra, per esempio vi ho citato questo Ume Shokuzu, che è un rimedio fatto con umeboshi, kuzu e lo shoyu, che è un portento per questi stati infiammatori, per questi stati influenzali. Il kuzu, vi ricordate che vi ho detto che aiuta moltissimo l'apparato intestinale? È anche un termoregolatore, per cui abbassa la febbre alta e alza quella bassa. È un rimedio incredibile, veramente. È un rimedio incredibile. Per abbassare la febbre si possono fare degli impacchi di tofu. Il tofu, vi ricordate che quando c'è la febbre molto alta mettevano il ghiaccio, no? E il ghiaccio sostanzialmente ha la capacità di raffreddare la parte, no? Il tofu invece non solo raffredda la parte, ma tira fuori il calore, no? Cioè lo attira a sé. Se lo ragioniamo in termini di yin e yang, il calore è yang e il tofu invece è yin. Quindi se noi appoggiamo uno yin come il tofu sulla testa, per polarità assorbirà tutto ciò che è yang e questo funziona. Nel senso che io quello che vi sto dicendo è perché l'ho vissuto, l'ho provato sulle mie figlie e le ho tirate fuori da situazioni veramente importanti senza mai prendere un farmaco. Questo non vuol dire che il farmaco non si debba prendere, si deve prendere nel momento in cui c'è la necessità di farlo, no? Non so se avete sentito per televisione poco tempo fa, c'era questo pediatra che dava l'allarme al fatto che i pediatri generalmente ormai per telefono dicono prendi l'antibiotico e per prevenzione. Ma ci siamo arrivati, no? Quindi sempre, comunque, soprattutto nel bambino, perché ha una risposta immediata, se noi modifichiamo immediatamente la sua alimentazione e gli diamo qualche rimedio che serve a rimetterlo in sesto, ma a me succedeva che la sera dalla mattina non avevano più niente,
si sbriciola il tofu, lo si mette insieme alla farina e bianca, va bene anche quella che avete in casa. E io di solito facevo due panetti, li mettevo in due panetti separati, la farina serve soltanto a tenerlo insieme, no? Poi un panetto lo facevo su nel fazzoletto, lo mettevo nel frigorifero, l'altro panetto lo facevo su, lo mettevo sulla testa delle mie figlie, quando si scalda uno prendo quello del frigorifero e faccio il cambio, no? E certo bisogna sempre avere in casa un panetto di tofu, insomma, però noi lo mangiavamo perché bene o male ce l'avevamo sempre. È eccellente anche per le contusioni il tofu, quindi quando c'è una botta va benissimo anche quello. Ed è eccellente, e questo ve lo posso assicurare, per le scottature. Le scottature anche gravi, le scottature gravi, perché ha la capacità di addirittura di rigenerare la pelle. Vi ho messo i rimedi a secondo del problema che il bambino ha, che può essere per esempio la febbre semplice, la stitichezza. La stitichezza, anche qua vi ho messo a seconda del colore delle feci e della consistenza delle feci, può essere più yin o più yang, no? Questo è facile. Se la cacca è dura e a capretta, è una contrazione, no? Quindi è più yang. Se invece è molle, però avete tutte le spiegazioni. Ma quando la stitichezza è proprio dei neonati piccolissimi, proprio appena nati, deve correggersi la mamma. Vero? Assolutamente. Probabilmente. Perché se la mamma mangia bene il bambino neonato non può essere stitico. Se le feci, se il bambino è grandicello e le feci sono molto dure, gli facciamo un bel dolce fatto col canten, con l'alga agar agar, e aiuta tantissimo il transito intestinale prima di intervenire con dei farmaci. Se vi dovesse capitare un ustione, spero mai di questo genere qua, immediatamente mettetegli sull'olio di sesamo, perché l'olio di sesamo ha questa capacità di creare un film e di mantenere fuori l'ossigeno. Voi sapete che è l'ossigeno che poi vi dà questa sensazione di bruciore, no? E poi tofu sopra. Vi ho messo anche per la tosse dei problemi di raffreddamento. L'umeshokutsu per la tosse e problemi di raffreddamento va benissimo uguale. Poi c'è questa radice che è eccezionale anche per le congestioni sia nasali che pettorali, che si chiama radice di loto. I negozi di prodotti naturali ce l'hanno. Vi ho messo come fare il tè, che non so come fanno i bambini ma lo bevono, è terribile, però a loro piace. Sì. Questa radice di loto qua, sì. Allora, diciamo che la cosa migliore da fare sarebbe quella di prendere una radice di loto fresca, ma non si trova. Si trova però le bustine di tè di loto già pronto, per cui quando c'è questa tosse persistente ha anche la capacità di sciogliere attraverso un impacco. È fantastica per esempio quando ci sono le congestioni nasali, no? Se c'è una rinite, se c'è una sinusite, si prepara un impacco esterno con la polvere di loto, si mette anche qua un po' di farina per mantenerla insieme e un pochino di zenzero, si mescola con dell'acqua, si fa questa pappetta che non deve essere molle, deve essere abbastanza consistente, e poi io gliela mettevo quando dormiva, gliela mettevo qua e stavo lì con lei tenendogliela, no? Si liberava, si libera il mattino dopo, era libera. E ho provato a fargli anche l'impacco qua. L'impacco qua, se lo guardiamo, sempre con la radice di loto, l'impacco qua, se noi guardiamo la nostra tradizione, lo facevamo con i semi di vino, non so se qualcuno ha corrente di questo. E funziona anche con la bronchite, è incredibile. Funziona tantissimo. Fa la pappetta con i semi di lipo, di vino, che però bisogna cuocere, quindi viene fuori questa mucillagine, una colla, e poi la si mette sul petto del bambino. È pazzesco.
due articoli di AM Terra Nuova, abbiamo proprio trascritti, dove emergevano tutti questi studi scientifici rispetto all'importanza di non mangiare certe cose nei bambini, come per esempio le bibite zuccherate e altri alimenti del genere, che portano proprio a un cambiamento nel comportamento. Oggi c'è questa ADHD che è l'iperattività, no? E solo che non si prendono in considerazione queste cose, perché chiaramente c'è l'industria alimentare che spinge in modo pazzesco, no? Quindi, ma soprattutto questi coloranti che sono veramente devastanti. Pare che nel 2012, mi sembra, si è emersa l'importanza da parte del Parlamento europeo di ridurre le quantità di coloranti e conservanti nei cibi dei bambini. Perché c'era il fatto che secondo me non dovrebbero proprio esserci, no? Però adesso hanno dato un tempo per riverificare tutte queste dosi, no? E mi sembra che sia entro il 2016, no? E quindi nel frattempo continuiamo a intossicarci, perché tanto non hanno bisogno di capire quanto il bambino può assumere di coloranti e di conservanti. C'è questo medico americano che ha portato la sua vita a occuparsi di questo, che è il dottor Feingold, non so se ve ne avevo già parlato, e ha un sito ed è bellissimo perché spiega ogni tipo di colorante qual è l'azione comportamentale del bambino, e c'è il giallo che è il più imputato. Il colore giallo è quello peggiore. Feingold, scritto Feingold.